Ecco, questo è perché noi... Posso rispondere? Come no, Eziolino? Allora, a prescindere l'aspetto proprio casistico degli assist, dei gol, ne abbiamo parlato anche la scorsa settimana. Sì, abbiamo fatto delle grandi similitudini tra Mertens e Insigne. E Insigne sono due giocatori similari. Sì. Al momento ritengo, quando vengo in Italia, Insigne di gran lunga superiore a questo giocatore. Io ebbi a dire la scorsa settimana, farà 8-10 partite da titolare. Non mi spendi 9 milioni di euro. Io sono stati spesi 20 milioni per Vargas. Ma che parla? Un milione a partita. 20 milioni per Vargas. No, 13 milioni. Vabbè, non esagerare. Stiamo raddoppiando. Stiamo vedendo. Sembri De Laurentiis su questi milioni. Dai. Ho errato, come non ho errato prima, però. Quando ho parlato della Fiorentina, che ho detto che prende Gomez, poi lo vedremo. Però mi sembra che ha ufficializzato Toni. Tu che sei molto attento, un grandissimo giocatore, Joachim. Joachim, tutto il rispetto per Martins, pensa che la Fiorentina ha preso un giocatore nettamente più forte di più anziano. Più anziano, non è Messi. Non è Messi, sono d'accordo. Quanto l'ha pagato? 12 milioni. Però per ritornare a Mertens, 12 milioni a 32 anni. Non lo so. È un grosso giocatore. È un grosso giocatore. Per ritornare a Mertens, io mi auguro. È stato un grande calciatore. È stato un grande calciatore. 32 anni.